Sì, amici della Pagonotomia, video infrasettimanale, che è un video che vi anticipo è di riflessione, di spunto, insomma, che ha l'ambizione anche volendo di creare un dialogo, un dibattito, se vogliamo, no? Un po' come a volte capita nella nostra pagina di Facebook, o come capita da altre parti. Innanzitutto io voglio ringraziare pubblicamente Andrea Terenzi che dalla sua pagina, sul suo canale YouTube, che è il canale della pogonotomania, cioè la mania della pogonotomia, molto originale come idea per titolare questo canale, che anche lui fa ottime recensioni, ottime sberbate. E ho apprezzato molto il fatto che abbia citato la nostra pagina, il nostro canale e che abbia apprezzato insomma il mio video. Quindi questo dimostra che ci si può anche, come dire, confrontare, ci si può stimare reciprocamente. Anch'io lo stimo, che non ci deve essere un rapporto, secondo me, tra le persone che decidono di mettersi, come dire, di metterci la faccia, di fare un po', come dire, le sbarbate, le recensioni. Non ci deve essere un rapporto di conflittualità oppure di rivalità, ecco. Perché alla fine poi, tranne chi lo fa per magari lavoro, perché chiama un'attività, di fatto non ci si guadagna nulla e quindi è una passione. Quindi questa passione è anche bello potersi confrontare, magari anche non essere d'accordo, dire guarda, hai detto una stupidaggine, oppure no, io non sono d'accordo se questo rasoio. Tu dici che va bene, io dico che non va bene, comunque lo ringrazio molto, è stato veramente apprezzato questa sua citazione e volevo appunto ci tenevo a farlo. E volevo collegarmi, visto che parliamo di rasatori, video rasatori, alla riflessione, anche quella molto interessante, che è uno dei più importanti video rasatori che abbiamo nell'universo di YouTube italiano, che è Mauro Di Lernia. Che io non ho il piacere di conoscere personalmente, ma che ho tra gli amici di Facebook e che ho seguito tantissime volte, che seguo, qualche settimana fa ha affrontato riguardo a quella che lui ha chiamato la febbre della rasatura. Un video così, che lui stesso ha definito dalla molteplice interpretazioni, che però parte da un punto che è fuori discussione. Di Lernia ha ragione, cioè negli ultimi anni si è assistito a un, come dire, veramente un termometro che è salito progressivamente. Questo grazie a chi come lui, come noi, lui di più in video è da 3 anni, credo, se non erro. Io da un anno e mezzo, perché ho iniziato su Facebook, poi mi sono trasferito, non trasferito, ho affiancato la pagina di Facebook degli amici della pagina con il canale YouTube per i video, no? Perché i video diventavano pesanti e Facebook non è la piattaforma, secondo me, ideale per i video, ma è più per altre cose. Diciamo, integriamo, grazie anche all'aiuto, le cito sempre, di Luca Esposito e di Matteo Preda, integriamo foto, recensioni, chiacchierate con i video di YouTube che vengono poi trasportati su Facebook e via che vai. Parliamo della febbre. Ma è un bene o un male, no? Ma io porto la mia esperienza di utilizzatore del web shaving da inizio del 2000. Quando non c'era nessuna febbre, quando anzi c'era ipotermia. Come nasce la mia esperienza con la rasatura tradizionale e con la rasatura bagnata? Nasce dal fatto che io sono sempre stato appassionato di coltelli, lame, non ho mai utilizzati se non in cucina, stare tranquilli, però mi piaceva proprio vederli in vetrina, nelle coltellerie, insomma, nelle forme, iniziavano a uscire quelli di nuova fattura, di nuovi materiali, insomma, ero appassionato quando ho 25 anni, così. Giravo per la città, mi imbattevo in qualche coltelleria e mi fermavo a guardare la vetrina, affascinato, anche dei coltellini, quelli che si aprono, hanno mille accessori. C'era sempre in un angolo una sezione dedicata alla rasatura, diciamo, tradizionale, con pochissime, con tanti set pennello rasoio multilama di lusso elegante, ma multilama.
quella che ha voluto intercambiabile. E poi c'erano questi due, io li chiamo rasoi a T, mi ricordo che diceva, sono rasoi a T. Entro dentro e dico, ma cosa sono? Ma sono dei rasoi a T, quelli vecchio stile, no? Io mi ricordo un Mercur, mi ricordo un Fatip, e erano lì in un angolo, nessuno insomma dava valore, ma io mi ero appassionato, cioè, io ho visto, ma io quasi quasi me li acquisto, perché comunque costavano anche poco, insomma. Peccato che poi ho comprato questi, ho comprato un sapone, ho comprato un pennello, cioè, ho comprato un po' di cose. Arrivo a casa senza nessuno che mi insegnasse, perché mio padre, che comunque mio padre è del 41, mio padre ha sempre usato il rasoio, prima elettrico e poi il rasoio di multilama, per dire. E quindi non poteva darmi consigli. E io mi distruggevo il viso. Perché? Perché usavo il rasoio di sicurezza come si usa il multilama, quindi mi rovinavo, no? La mia fidanzata, attuale moglie, mi vedeva arrivare con praticamente la faccia che sembrava uscita da un duello, quelli che si facevano bendati con la spada, e a quel punto mi diceva: no, scusa, cioè, adesso smettila. Allora io cosa facevo? Ripassavo al multilama, poi si rifaceva un po' la pelle, ci riprovavo 2 o 3 volte, mi tagliavo. Io per 6 anni, io ho iniziato, mi ricordo più o meno inizio del 2000, tra l'altro con grandi rimpianti di oggi, perché per dire rasoi come il Mercur Future erano già presenti, ma c'era anche il Mercur Vision, no? Che nessuno voleva perché costava troppo, e oggi invece, che non è più in produzione, costa tantissimo. Piccoli aneddoti. Comunque, quando non c'era febbre, non c'era nemmeno la possibilità di imparare. Cioè, se io non avessi avuto, e qui il vulcano che mi conferma, questa passione, no? Che mi portava ogni tanto a riprovarci, 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 e poi miglioravo, imparavo, intuivo, magari ecco l'angolatura, no? Ecco la lametta, forse sbaglio di qua, come si montava il sapone. Tutte cose che io non riuscivo a trovare, perché internet non era quello di adesso, era un internet diverso, non c'erano le pagine. Poi inizia ad arrivare un certo tipo di forum, iniziano ad arrivare i consigli, iniziano ad arrivare le dritte, e allora ecco che io inizio a imparare dopo 6 anni che alternavo, lo ammetto chiaramente, non è che qui nessuno nasce imparato, alternavo il multilama alla rasura, sì, alla rasura, adesso mi confondo, tradizionale. Ma perché mi facevo del male? E inizio a imparare a leggere consigli, a entrare in contatto con utenti che mi spiegano: no, guarda che tu sbagli perché devi inclinare il rasoio in questo modo, non devi spingere, devi fare. E a quel punto inizio a imparare, a quel punto non lascio più. Diciamo che dal 2008-2007, insomma, vado a NASO, 2006 forse, inizio e non uso più il multilama, se non. L'ho ancora usato qualche volta nei viaggi, il monolama, quello della Bic, lo trovo un rasoio che comunque rade abbastanza bene se si vuole usare come dire, un rasoio da viaggio, insomma, così. Quindi questa febbre sicuramente ha fatto molto bene, perché grazie anche a chi ha avuto l'idea, perché l'idea l'hanno avuta loro, quello di riprendersi. Io sono arrivato dopo, io sono arrivato un anno e mezzo fa, quindi non, chi ha avuto l'idea di riprendersi e di farsi la barba in video, tanti hanno potuto avvicinarsi. E io devo dire che da quando è iniziato, perché io ho detto: ma come? Ma posso anch'io portare il mio contributo, no? Vista anche la mia esperienza, insomma, posso anche provare ad aiutare, visto che poi la collezione di rasoi. Mostrarle, insomma, siamo un po' degli istrioni, no? Questo bisogna dirlo. E ci piace anche farlo. Ho detto: ma perché no? E tanti, la cosa che fa più piacere, mi hanno detto: guarda, io ti ringrazio, perché grazie a te io ho imparato, mi si è aperto un mondo. Anche persone che adesso collaborano, no? Con la pagina, con il canale, hanno iniziato grazie al fatto che io ho trasmesso il virus della febbre, no? Che poi la febbre non è un virus, ma è un sintomo. Ma e quindi questa febbre che c'è, che assolutamente è vera, è positiva. È positiva perché non è questione di inflazione. Io posso capire che magari qualcuno può leggere quel discorso come: ma inizia a esserci un'inflazione di rasatori. Di video rasatori, di esperti di rasatura, magari sì, ma questo non è per forza un male, perché voglio dire, chiunque è libero di
guardare me, guardare Andrea Tarenzi, guardare Mauro Di Vernia, guardare altri rasatori, guardarli tutti come faccio io, ad esempio. Non c'è nessun problema, non siamo obbligati, no? Cioè, però ognuno porta la sua esperienza, perché ad esempio io non sono d'accordo con quello che dice magari un certo rasatore, dico per dire su un certo rasoio, e lui non sarà d'accordo su quello che io dico su un certo sapone, su come si monta. Ma non è che per questo significa che non ci sia stima e non ci sia, anzi, questo può essere un accrescimento, perché io magari non sapevo che un certo sapone montava meglio in un certo modo. Lo imparo da questo rasatore, come lui magari impara da me, che invece questo rasoio armato con una certa lametta funziona meglio che mi sto inventando, no? Quindi io credo che questa febbre della rasatura sia qualcosa di positivo e io temo che finisca, ma non tanto perché io continuerò, voglio dire, se avrò voglia, tempo, per me un simpatico passatempo. A fare i video e se qualcuno vorrà guardarli, li guarderà, se no, non li guarderà, insomma, non c'è problema. Ma sarebbe un peccato perché se è vero che anche qua c'è un'inflazione di prodotti, ad esempio, io noto che ci sono un po' troppi prodotti che si somigliano, no? Cioè, è normale il mercato, ragazzi, il mercato, se il mercato chiede. Non so, per dire saponi al sandalo, ci saranno 1.000 produttori che faranno i saponi al sandalo, ma è normale. Però nel più sai meno. Cioè, è vero che noi possiamo. E una volta c'era solo quello, ho capito, adesso non più. E adesso abbiamo la possibilità di scegliere e abbiamo la possibilità di trovare gente che comunque chi più, chi meno brava. Mostra magari il prodotto, lo consiglia, dice cosa pensa, ci si confronta su Facebook anche senza dover fare i video. Quindi, secondo me, questa febbre deve rimanere, come dire, assolutamente, viva. Non deve ovviamente consumare il corpo perché chiaramente è una febbre positiva. E secondo me, deve stimolare a diffondere quello che io chiamo il verbo della rasatura tradizionale, perché tanti non lo conoscono ancora, tanti sono diffidenti. Io faccio fatica con mio fratello a farlo radere in maniera tradizionale, ma qua come sporco il pennello. Però se io dico sempre questo, cioè il giorno che nei supermercati noi troveremo a parità, io non voglio dire che a parità, i rasoi multilama, quelli nuovi, con i rasoi tradizionali, di sicurezza, sarà la nostra vittoria. Cioè il giorno che la gente andrà sul mercato, dico di grande istituzione, quindi non di nicchia, a cercare un rasoio di sicurezza, sarà quella la nostra vittoria, cari amici, di tutti noi, di tutti quelli che frequentano le pagine di Facebook, quelli che guardano i video dei rasatori online, di quelli che guardano i forum, sarà quella la nostra vittoria. E il fatto che certe grandi marche inizino a riproporre sul mercato dei prodotti di un certo tipo è un segnale importante. Non arriveremo mai, non lo so, ma noi continuiamo. E continuiamo non nello spirito, almeno io parlo per quello che penso io e credo che sia condiviso da tutti, perché non nello spirito di dire ma io sono più bravo, ma io ho il rasoio più bello, ma io ho la telecamera che non fa gli scatti, io ho il bagno più bello del tuo, no. Siamo tutti di fronte a una telecamera e il nostro obiettivo è la pogonotomia, l'arte di farsi la barba da soli con il rasoio di sicurezza. Oppure con lo sciavette e il rasoio a mano libera che io uso assolutamente quasi zero. Quindi la mia risposta a questa interessantissima riflessione di Mauro Di Lernia, che tecnicamente è sempre molto attento e molto sul pezzo, è sì, hai ragione, la febbre c'è, la febbre è alta, cioè si sta alzando, si è alzata in questi anni, ma non bisogna prendere l'aspirina. Bisogna approfittarne per fare in modo che contagi più persone possibile, che vinca non questo, quello, quell'altro, ma la rasatura tradizionale.
mi squilla il telefono e quindi io devo andare. Buona serata a tutti, mattina, pomeriggio, sera, quello che è, e buona barba.